Bentrovati per questa puntata di Zoom. Oggi con le nostre telecamere ci troviamo alla stazione di Lucca. Vedete alle mie spalle una locomotiva a vapore. È un'occasione speciale perché in occasione dell'inaugurazione dei nuovi stabilimenti della Paper Converting Machine a Fornaci di Barga, l'azienda che quest'anno festeggia i 97 anni di storia ha organizzato proprio un viaggio in treno, un tuffo nel passato di 100 anni. Seguiremo il treno che da Lucca arriverà fino a Fornaci di Barga, ma anche noi facciamo un passo indietro, andiamo alla mattinata di oggi, quando in anteprima per la stampa e per le istituzioni i locali dei nuovi stabilimenti si sono aperti per la prima volta. Allora siamo qui in una giornata speciale per la Paper Converting, ma anche per il territorio, che inizia stamani alle 11 con la visita dell'autorità e l'inaugurazione della via dedicata al padre di Bob Chapman, che è stato il fondatore della Barry Miller. Stasera poi alle 6, alle 18 dalla stazione di Lucca partirà un treno che porterà qui più di 300 persone. Abbiamo il tutto esaurito, abbiamo cercato di accontentare tutti quanti, ma tante persone sono rimaste fuori. E alle 8 avremo qui il taglio del nastro e l'inaugurazione effettiva dei nuovi stabilimenti della Paper Converting. Sergio Casella, presidente della Paper Converting Machine, ci ha anticipato il programma di questa giornata, che riveste un'importanza davvero strategica per tutta la Valle del Serchio, sia per l'inaugurazione dei nuovi spazi di produzione, ma anche per il possibile sviluppo che questa azienda può avere nell'indotto lavorativo della zona. Primo atto, l'intitolazione della strada che circonda la nuova azienda al fondatore della società svedese che è proprietaria della Paper Converting Machine. Il presidente Sergio Casella ci ha raccontato come sia nato questo progetto proprio a Fornaci di Barga, il tutto durante una grigliata in azienda. Fu un'idea dell'amico Amerigo Cecchini e poi, grazie all'importante collaborazione dell'amministrazione comunale, questa idea si è potuta realizzare. A seguire la scopertura della targa che intitola la strada William Austin Chapman, un gesto che può sembrare piccolo, ma basti pensare a tutto il cartaceo, le fatture, il materiale web che da oggi porterà il nome del fondatore del gruppo, perché a lui è dedicata la via che ospita l'azienda. A seguire tutta la comitiva con giornalisti, operatori e fotografi hanno visitato l'azienda ed è stato lo stesso presidente Casella a spiegare tutte le fasi della lavorazione. L'importanza di questo evento è stata sottolineata dalle parole di Marco Remaschi. Si parla di occupazione, si parla di lavoro, creare sinergie in questa maniera fa sicuramente bene. E anche il fatto che aziende così importanti decidano di scegliere di venire a investire in questo territorio offre delle opportunità importanti in prospettiva. Si parla di centinaia di posti di lavoro, un'azienda leader nel settore, diciamo, e quindi per noi è sicuramente una grossa opportunità. Essere qua stamani vuol dire rappresentare la vicinanza delle istituzioni. Come Regione Toscana stiamo cercando di fare scelte che incentivino il lavoro, l'occupazione. Stiamo cercando, tramite gli uffici attrazione investimenti, di cercare investitori importanti di livello mondiale che scelgano la Toscana, perché riteniamo di avere un valore aggiunto. L'iniziativa di oggi, questa bella iniziativa, questo importante investimento, offre sicuramente per il territorio della Valle una grande opportunità. Credo che questa sia la scelta sulla quale dobbiamo lavorare. Anche il sindaco Bonini, ai nostri microfoni, sottolinea l'importanza della presenza a Fornaci della Paper Converting Machine. Ma direi che è importantissima per tutta la nostra valle, insomma, in modo particolare ovviamente per il comune di Barga. E si va in controtendenza, quando si parla di occupazione in genere in questo periodo se ne parla per problemi appunto inerenti alle aziende che hanno criticità. Oggi qua con questa inaugurazione facciamo invece davvero una cosa estremamente positiva. Un'azienda storica della nostra valle, ma io direi della nostra provincia, ha scelto Fornaci di Barga, ha scelto il nostro territorio, ha scelto questa area industriale strategica a mio modo di vedere per come è collocata, con la nuova viabilità
che c'è con il nuovo ponte, con le infrastrutture che sono state fatte in questi ultimi anni. Quindi c'è davvero da parte nostra tanta soddisfazione e ovviamente un ringraziamento all'azienda che ha scelto Fornaci, ma la scelta ritengo che sia il frutto di un lavoro che è stato fatto a monte da parte di tutte le istituzioni. Da Fornaci di Barga con le nostre telecamere siamo ritornati a Lucca perché il treno a vapore sta per partire e allora andiamo anche noi a vedere chi sono i passeggeri. Buonasera, stiamo curiosando fra i vari passeggeri. Voi siete non dipendenti ma operatori del settore? Sì. Siamo clienti della Paper Converting, siamo della Paper Service. Che ne pensate di questa iniziativa? È molto simpatica, molto divertente, un'idea originale e l'abbiamo accolta ben volentieri. Sono sempre quelle iniziative che insomma colpiscono, quindi vediamo come va. La vostra azienda di dov'è? Di Caserta. Quindi da Caserta apposta per il MIAC, immagino, e poi avete approfittato per fare questo viaggio. Esatto, sì, ma siamo clienti Paper Converting, quindi abbiamo un bel legame con Paper Converting, ci vediamo spesso, siamo saliti per il MIAC, saremo saliti comunque in occasione di questa inaugurazione perché ci tenevamo a essere presenti. Questa iniziativa insomma è stata anche la ciliegina sulla torta. Bene. Buon viaggio, Grazie. Ed ecco qua il presidente della Paper Converting, Sergio Casella, sale anche lui sul treno, ma ci spiega questa bellissima iniziativa, perché un treno a vapore che da Lucca arriva fino a Fornaci? Un treno a vapore perché vogliamo ricordare l'anno di fondazione dell'azienda, che è il 1919, e quando poi questo treno è stato progettato, e soprattutto perché i nostri nonni usavano questo treno per andare a lavoro, noi lo vorremmo usare ancora per andare a lavoro, e l'idea è che anche i nostri figli poi lo useranno per andare a lavoro, i nipoti, quindi è proprio un treno che va verso il futuro e che viene da un passato che ha permesso alla nostra azienda di essere presente per 97 anni sul mercato. Abbiamo visto i passeggeri che sono saliti tutti entusiasti. Sì, sono tutti quanti contenti, tra l'altro la cosa bella è che abbiamo creato comunque uno stabilimento e delle aree di lavoro che forse non sembrano nemmeno aree di lavoro, perché la nostra attenzione è sempre stata alle persone e quindi abbiamo cercato di creare un ambiente che sia consono per loro, per farli stare bene, come a casa. Grazie e buon viaggio. Grazie tante, arrivederci. Buonasera, è pronto per il viaggio? Ma la tentiamo, sì, pronto, emozionato, la prima volta che monto su una carrozza, no, la prima no, la seconda volta che monto su una carrozza così. Lei che cos'è, un operatore del settore, un dipendente? Dipendente. Quindi insomma è una giornata speciale per lei e soprattutto per i dipendenti, ci diceva il presidente. Sì, direi che dà un bel segno di quello che insomma l'azienda vuole fare per tutti noi. Bella iniziativa, noi l'abbiamo vissuta abbastanza come sorpresa, ma per il momento è una piacevole sorpresa. Buon viaggio. Grazie mille. Continua il nostro viaggio tra i viaggiatori, lei è un dipendente? Dipendente, sì, sono dipendente. Da quanto? Dal 2000, poi c'era anche nella vecchia Conzani del 1980 dove c'è l'Esse Lunga a Maglia. Quindi insomma dipendente storico. Sì, sono dipendente storico della PC, poi è diventata PC prima Conzani, da Converting, sì. Che ne pensa di questa iniziativa, un treno a vapore per raggiungere nuovi stabilimenti? Bella, un'iniziativa buona che penso che al momento nessuno l'aveva ancora mai proposto. Quindi penso sia una bella cosa, sia per Lucca, per la Garfagnana, un bel evento. Diciamo, sì, siamo contenti noi, dipendenti, benissimo. Buon viaggio. Grazie, arrivederci. Grazie! Un viaggio su un treno a vapore del 1919, un collegamento virtuale tra il passato e il futuro. È il regalo che la Paper Converting Machine Company Italia ha fatto a dipendenti e clienti in occasione dell'inaugurazione del nuovo polo produttivo realizzato a Fornaci di Barga. Partito dalla stazione di Lucca, il convoglio carico di ospiti da tutto il mondo ha raggiunto Fornaci, passando per i luoghi più suggestivi della Valle del Serchio. E poi la festa, organizzata nel nuovissimo sito che sorge nella zona industriale del Chitarrino, reso necessario dallo sviluppo dell'azienda, leader internazionale nella progettazione e realizzazione di macchinari per la trasformazione della carta,
che dà lavoro direttamente a circa 150 persone con un indotto di almeno 500. Il taglio del nastro è stato sotto il segno dei bambini, figli di dirigenti e dipendenti. A partire da domani, questo capannone, che oggi è addobbato a festa, riprenderà il suo futuro ruolo. Siamo nel mezzo della festa e quello che vedrete stasera purtroppo domani non ci sarà più, perché da domani cominceremo a costruire macchine qui e cominceremo a lavorare, però comunque è un lavoro che darà futuro a tutte le persone che lavorano per noi, a tutte le persone dell'indotto, e cerchiamo anche di portare in questa valle una ventata di speranze e di ottimismo.